nell'ambito delle proprie competenze, che sono quelle del controllo e del fornire supporto sia alla Regione Lombardia per quanto attiene ai controlli straordinari, sia al Comune, ha effettuato una serie di interventi a partire dal 18 presso l'azienda Società Leganti Naturali. C'è da dire appunto che la Leganti Naturale è un'azienda soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, è stata autorizzata da Regione Lombardia come impianto sperimentale ed ha iniziato la propria attività a partire dalla metà del mese di novembre. Durante i controlli che noi abbiamo effettuato a seguito delle segnalazioni di odori persistenti sono stati svolti a partire dal momento in cui l'azienda aveva già comunque sospeso la lavorazione delle scorie, per cui la fotografia che noi abbiamo potuto fare è che veniva richiamata poc'anzi dal dottor Valerio dell'ASA, nella situazione in cui le lavorazioni dell'azienda erano ferme mentre erano in stoccaggio i materiali, le scorie appunto da sottoporre, che dovevano essere destinate al processo di inertizzazione. In questo scenario quello che noi abbiamo potuto verificare è stata sì la non presenza di odori all'esterno dell'insediamento, ma quale risultato della sospensione dell'attività, mentre all'interno dell'insediamento persistevano comunque questi odori principalmente legati alla produzione dell'ammoniaca dovuta alla presenza di composti metallici che di fatto funzionano da catalizzatore nella trasformazione appunto dell'azoto atmosferico in ammoniaca. Noi riteniamo che l'azienda a questo punto debba fare una proposta su come intenda risolvere il problema attuale dello stoccaggio del materiale, nel senso che non si pone il problema, o meglio sarà un secondo momento quello di dire se l'azienda è in grado o meno di proseguire l'attività, quanto piuttosto il problema di risolvere il discorso della presenza di questi materiali all'interno dell'insediamento, come andarli a gestire, come andarli a trattare in maniera tale che comunque non vi siano quei problemi che hanno caratterizzato i primi giorni di avvio dell'attività. È da precisare che come agenzia noi forniamo il nostro supporto tecnico nel monitoraggio e nell'andare a quantificare le sostanze che vengono emesse. Il risultato dei nostri accertamenti verranno inviati e all'autorità competente, che è appunto la Regione Lombardia, e al Comune, perché questi soggetti sono poi deputati, a fronte di quello che viene verificato, ad assumere delle azioni, dei provvedimenti nei confronti dei soggetti titolari dell'attività. Grazie. Do la parola all'ingegner Quadrocurzio per l'azienda. Buongiorno, io non sono abituato a parlare in pubblico, comunque la nostra azienda è a Paderno da 30 anni, anche se è cambiata la ragione sociale, la mia famiglia ha sempre avuto lì l'attività, dalla fine degli anni 70, inizio anni 80, l'azienda si chiamava
Solena Leganti Naturali, e abbiamo cercato di richiamare il nome, anche se la ragione sociale della partita IVA sono cambiate, però insomma è sempre quello. Da sempre abbiamo svolto attività di trattamento di aggiunte minerali e additivi per il cemento. Dopo che alcuni anni fa avevamo cessato la vecchia attività, anche con la prospettiva di poter riavviare l'attività, che è quella che abbiamo cercato di riavviare adesso, insomma, niente, abbiamo cominciato questa nuova attività, sempre nello stesso campo, sempre nello stesso settore, e purtroppo questo problema che si è verificato è un problema inaspettato, noi faremo di tutto per azzerarlo completamente, e niente, mi dispiace, cosa devo dire. Cerchiamo di risolvere tutto, noi abbiamo, cerchiamo di metterci il massimo impegno. Allora, come ho detto all'inizio, ci sono due temi. Uno, la problematica che si è verificata, come è stata annunciata. Siamo, qualche ASL hanno nei loro sopralluoghi espresso di fatto un parere rispetto all'approccio alla problematica corretto, quindi cercare di ridurre al minimo la problematica fino alla risoluzione definitiva. I procedimenti messi in atto hanno dato, mi sembra di capire, già dei buoni risultati. Io personalmente ogni mattina vado e ogni sera vado a controllare, non hanno risolto la problematica. Ancora il dottore persiste perché le scorie sono presenti, i rifiuti sono presenti all'interno del magazzino e non c'è ancora un trattamento perché non era previsto. L'autorizzazione non prevedeva un trattamento dell'area del magazzino. La proprietà ha già ordinato questi scrapper per il trattamento dell'area del magazzino. Noi, il nostro ruolo è quello di verificare, controllare che questa problematica venga azzerata, perché se non viene azzerata non è compatibile con la serenità di chi abita nella zona, perché comunque al di là dell'essere l'odore tossico, non tossico, è sicuramente molesto. Chiunque di noi che è stato lì ha perfettamente percepito un odore fastidioso che nei primi giorni era costante, persistente e forte, oggi in maniera ridotta ma ancora presente nella zona. L'obiettivo è quello di azzerarlo. Mi sembra di capire che sia ASL che ARPA hanno approvato i metodi che oggi sono stati messi in atto in attesa dei provvedimenti definitivi per quanto riguarda l'attività stessa. Io ho voluto fare questa conferenza stampa proprio perché ritengo che vadano trasferite le cose per quello che sono, né più né meno, per quella che è la realtà, per quella che sono le figure competenti atte a parlare rispetto a una problematica che si è verificata, come ha detto l'ingegnere, in maniera inaspettata rispetto a quanto era stato previsto. Devo dirvi, in maniera inaspettata anche per l'amministrazione comunale. Io che ho letto più volte l'autorizzazione, nessun tipo di emissioni in aria era previsto di qualsiasi genere. Non erano previste reazioni inorganiche, non erano previste polveri sottili, non era previsto nessun tipo di emissione in aria, che invece evidentemente è quanto accaduto. Questo è per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Qui ci sono le persone preposte per rispondere alle vostre domande in maniera ordinata, in maniera tale che tutti possiamo capire le loro risposte. Cercherò di gestire al meglio le vostre domande, va bene?